Colleghe e onorevoli colleghi, la Nota di aggiornamento al DEF è il primo vero atto di programmazione economica e di indirizzo politico di questo Governo. In questi giorni, nella Commissione bilancio di cui faccio parte, si sono susseguiti in audizione organismi indipendenti che hanno il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee. La partita si è giocata su complessi calcoli statistici e modelli econometrici che nella maggior parte dei casi hanno invitato alla prudenza o espresso preoccupazioni. In realtà veniamo da anni difficili, da manovre repressive, da quell'austerità in cui siamo precipitati nel 2011 e dalla quale non siamo riusciti a rialzarci nonostante il trend positivo internazionale degli ultimi 2 anni che in Italia si è manifestato soltanto con una timidissima ripresa. Ma torniamo al sacrificio richiesto agli italiani. Ricordiamo tutti le lacrime della signora Ministro, purtroppo mia compaesana. Quelle lacrime hanno mandato nello sconforto tanti concittadini che avevano l'aspettativa di godersi finalmente il meritato riposo dopo anni di lavoro. E cito l'esempio più eclatante. Ma quelle manovre restrittive non hanno fatto altro che provocare una contrazione dell'economia italiana. Le aziende più importanti sono fuggite dall'Italia. Chi è rimasto ha incontrato tempi duri. Ed il risultato di tutto questo sacrificio qual è stato? Un PIL reale che dopo anni di segno negativo ha cominciato timidamente a crescere, trainato esclusivamente dalla congiuntura positiva internazionale. Il debito pubblico è aumentato fino a toccare il 132% del PIL. E allora è evidente che, seppur i calcoli siano complessi, qualcosa non è andato per il verso giusto. Perché qui si parla di previsioni, di scenari possibili. I conti sul futuro non si fanno con numeri certi, ma con numeri che hanno un certo livello di confidenza. Dietro i numeri ci sono delle ipotesi. È quindi evidente che la rigidità dei modelli econometrici ha portato a previsioni sbagliate. Penso siano ipotesi probabilmente obsolete. La maggioranza degli italiani se n'è accorta sulla sua pelle, ha scelto di cambiare registro e questa è la missione di questo governo. Le indicazioni contenute nel DEF rispecchiano ciò che gli italiani si aspettano da questo governo e da questa maggioranza parlamentare. La manovra annunciata dal DEF sarà finalmente espansiva e andrà finalmente ad agire sul denominatore di quel rapporto fatidico debito-PIL per cui tanto ci giudica l'Europa. Ovvio, bisogna essere realisti, questo è un inizio. Centinaia di migliaia di lavoratori bloccati dalla Fornero potranno finalmente scegliere di andare in pensione. La flat tax interesserà inizialmente le partite IVA e le piccole attività. L'incentivo sarà riconosciuto anche alle aziende soggette all'IRES che investono nel futuro. E poi sblocco investimenti pubblici, semplificazione delle procedure, tutte misure espansive. E non sto comunque a dilungarmi, dopo l'esaustiva relazione del relatore Presutto. Ieri, nella discussione generale in commissione, peraltro da me molto apprezzata, l'ammissione è stata generalizzata e, se non ho capito male, anche da parte delle opposizioni. La strategia è certamente da cambiare, quindi occorre agire sul denominatore del rapporto debito-PIL. Ebbene, sappiamo tutti che questo nostro cambio di rotta sarà sotto la lente di ingrandimento dell'Europa. I governi europei ci osservano, ma anche i popoli europei ci osservano. Il rischio di turbolenze dei mercati non ci spaventa. Io sono dell'idea che non si comanda un popolo a botte di spread. Grazie. Grazie senatrice Ferrero. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti e ne ha facoltà, prego.